Tornare a Verona ancora con gli amici dell'ICE, delegazione chiaramente di Verona, un'altra serata. Dopo l'esperienza con gli austriaci, col Glühwein Veltrini, alla distanza di poche settimane, ci ritroviamo in scena con un vitigno straordinario di una terra meravigliosa. Parliamo di Ribolla Gialla, lo facciamo col territorio di Oslavia, perciò al confine proprio con la Slovenia. Franca Bertani dell'ICE, una serata speciale. Raccontamela. Una serata speciale dedicata a questa ribolla, che io l'ho pensata proprio come una donna elegante, femminile, ma di carattere, di un forte carattere, visto che vive in condizioni belle e toste. E perciò così i nostri soci, ho dato la possibilità di assistere a questa degustazione a tre donne importanti che trovo, e grandi amiche: Elisabetta Tosi, Irene Graziotto e Clementina Palese, e poi le nostre sommelier. Ecco, allora facciamo una bella cosa: tu hai un foglio lì, prendilo, perché io ti devo chiedere quali sono le aziende che partecipano, perché c'è l'associazione dei produttori proprio Ribolla Gialla di Oslavia. Dimmile velocemente. Allora, c'è Martin Fiegel, Dario Princic, Primosic, La Castellada, Radicon, Il Carpino e Gravner. E Gravner, il grande Josko Gravner. Naturalmente differenti annate, differenti momenti di macerazione, insomma differenti ribolle, ma per una serata firmata ICE Verona al bacio. Con me Martin Fiegel, presidente dell'Associazione dei produttori Ribolla Gialla Oslavia. Allora, qui parliamo intanto di una terra di confine, perché insomma voi vivete al confine, fate un passo, siete da una parte, un passo dall'altra. Però parliamo di un vitigno che in quel territorio assume un'espressione, un carattere particolare. Assolutamente. La ribolla per noi ha da sempre rappresentato, diciamo, il vitigno bandiera del territorio. Ci sono aziende che hanno puntato proprio a Oslavia su questa varietà, non da adesso che è diventato un vino di attuale, ma è un vino che da noi è comunque un'uva che viene coltivata da più di 50 anni, con una presenza importante sul territorio. Parliamo di un paese di 280 abitanti, dove le aziende sono tutte ancora a conduzione familiare, una zona che è uscita fuori dalla prima guerra mondiale completamente devastata, che però negli ultimi 50 anni ha creato veramente qualcosa di importante all'interno del mondo del vino, soprattutto dei vini bianchi friulani e in particolare di quelli del Coglio. Liliana Savioli, collega giornalista, sommelier. Liliana cara, con Franca Bertani abbiamo messo a fuoco che questa è stata una serata speciale con gli amici dell'ICE di Verona, ma soprattutto con gli amici della Ribolla Gialla Oslavia. In pochi istanti mi racconti le emozioni che abbiamo vissuto con grandi vini di una grande terra, di grandi famiglie. Esattamente questo: grandi vini, grande terra, grandi famiglie, grande Ribolla Gialla di Oslavia. Vitigno particolare, con un'uva da buccia e non da polpa, che dona dei vini che hanno varie espressioni e varie anime. È un vitigno che ti dà la possibilità di essere eclettico, perché puoi creare dei vini particolari, come in questo caso. C'erano quasi tutti, erano dei vini macerati, dei vini con un colore splendido, ambrato, che ci hanno donato delle grandissime emozioni. Roberto Franzin, chef, questa sera proponiamo una pasta particolare, perché
dentro al suo cuore c'è la ribolla gialla. Me lo dici in 30 secondi, che cosa stiamo facendo? Qui abbiamo recuperato la vinaccia e abbiamo fatto questa pasta, questa farina e poi questa pasta, e qui viene riproposta in questa salata straordinaria che è data dalla ribolla gialla, quindi credo sia la massima espressione per festeggiare questi grandi vini. Allora, sta arrivando qui la pasta con all'interno la ribolla gialla. È tutto anche per questo appuntamento da Verona con gli amici dell'AIS Delegazione di Verona, con la ribolla gialla di Oslavia e naturalmente con i nostri interventi. Vi aspetto per i prossimi viaggi, sempre con l'Italia che piace. Grazie.